Quando mi hanno chiesto la disponibilità a fare il presidente della Samp, le emozioni si sono susseguite di tutti i generi. Chiaramente quella preponderante è sempre stata la gioia e la felicità di poter rientrare, diciamo, nella squadra e nella società che ho sempre amato e di cui ho fatto parte per tantissimi anni, che è stato un momento bello, con anche dei momenti di, diciamo, qualche sensazione, anche un po' di paura per la responsabilità del ruolo che mi veniva affidato. Quindi, diciamo, ho accettato molto col cuore. Diciamo che appunto la gioia che sto provando è immensa. Mio padre mi portava a vedere le partite della Sampdoria e mi ricordo le prime partite in cui c'erano Gil De Ponti, Saltutti, diciamo quella squadra, quelle partite. Non me le ricordo benissimo perché ero molto piccolo, però diciamo, i primi ricordi brucerchiati erano quelli. Poi diciamo, ero bravino a giocare a calcio, iniziai la mia carriera nel Borgo Ratti, per poi passare dopo 2 anni al settore giovanile della Sampdoria, e da lì poi ho fatto tutta la trafila, diciamo, iniziando come attaccante, perché io da piccolino ero attaccante, e poi dai giovanissimi davanti, diciamo, per un'occasione in cui mancava un terzino sinistro ed ero l'unico mancino della squadra, mi misero a fare difensore, e da lì partì la mia carriera da difensore, prima laterale. E poi pian pianino accentrandomi come libero, come stopper, diciamo, ed è quello che poi ho fatto poi quando arrivò Boskov. In quella squadra ero, diciamo, un po' il jolly della difesa. E chiaro che, diciamo, quella maglia lì io me la sento addosso tutti i giorni, perché per me ogni giorno trovo, se mai me ne dimenticassi, trovo sempre qualcuno che si ricorda dei momenti di quella Sampdoria. Qualcuno mi ricorda anche il periodo giusto della partita con Messina, quindi delle partite in Serie B, in cui comunque, diciamo, fu, non dico un miracolo, ma un mezzo miracolo salvarsi. Per me la maglia brucerchiata è la maglia della pelle. Credo che si senta nelle mie parole l'emozione che sto provando, e spero di poter dare tanto a questa squadra anche in questo momento. Quando smisi di giocare a calcio, la mia idea era di fare il dirigente di società di calcio, quindi feci il corso a direttore sportivo a Coverciano, dopodiché feci 2 master alla Bocconi di sport management e di sport marketing, ebbi una breve esperienza a Piacenza, come direttore sportivo. Diciamo che poi, un po' per il mio carattere un po' introverso e timido, ne uscii e lì intrapresi una carriera imprenditoriale di tutt'altro tipo nel settore immobiliare. Diciamo che mi sono un po' trasformato in imprenditore rispetto a quello che pensavo appena appesi le scarpe al chiodo. Nel nuovo CDA ci sono, diciamo, 3 persone che mi accompagneranno, che credo che siano 3 ottimi compagni di viaggio, perché Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei sono persone competenti. Le prime 2 sampdoriane dalla nascita, e Romei sicuramente è diventato sampdoriano dopo la sua esperienza, la prima esperienza con Ferrero, ma è una persona assolutamente con delle competenze altissime, quindi, diciamo, mi potrà dare una grossa mano nel portare avanti quello che sono un po' gli obiettivi, no? di questo nostro traghettamento della squadra a una futura cessione. Includo anche Vidal, anche se è rimasto fuori dal CDA, ma comunque è una figura che sarà importante per noi nel proseguo del lavoro, e insieme anche a Massimo Jenka, che comunque ha fatto una grossa parte in questo inizio di, diciamo, di nuovo corso. Credo che sarà una bella compagnia, e spero che, diciamo, si possa lavorare bene. Credo che lo faremo, perché appunto le persone sono tutte di altissimo profilo e tutte attaccate a questi colori, a questa maglia, e quindi, diciamo, qua sono fiducioso, da questo punto di vista sono fiducioso. Altro obiettivo che sicuramente, questo, diciamo che
ci tengo particolarmente io è far tornare la passione verso questa società, questa squadra, riportare i tifosi e avvicinarli, perché mi sembra che ci sia stato un po' un allontanamento di tutte le componenti dei tifosi, quindi credo che un lavoro importante sarà quello di pian pianino far ritornare e avvicinarli alla squadra, perché poi è proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, di unirsi tutti insieme per arrivare all'obiettivo. Questo poi sarà un augurio e sarà un lavoro che me ne occuperò personalmente, perché ritengo che sia fondamentale. Ho avuto la fortuna di crescere con Paolo Mantovani, Vugio Rimbosco, Paolo Borea e tutti, diciamo, i componenti della sede dell'epoca, e dico solo una cosa: io quando mi allenavo a quei tempi andavo a dormire non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare ad allenarmi, perché era veramente un piacere stare assieme con tutti i componenti che c'erano in quella società. Spero di poter ricreare quel tipo di ambiente. I maestri che ho avuto mi insegnano che quando si lavora col piacere di lavorare, col piacere di stare assieme, poi i risultati a volte vengono anche meglio. E quindi diciamo che quello che vorrò fare sarà veramente riportare quel tipo di clima. La linea guida è quella che ho avuto di dove sono cresciuto, quindi con un presidente e tutto uno staff che aveva al suo fianco, che aveva creato veramente una grande famiglia. Spero che possa tornare a essere così, e diciamo che il lavoro sarà indirizzato verso questo tipo di società. Ai tifosi blucerchiati dico che io ci metto e ci ho messo la faccia, ci metto tutto l'impegno che sarà possibile nei miei poteri e nella mia figura per fare il bene della Sampdoria, e mi auguro che mi possano accompagnare. Spero che mi stiano vicino e che stiano vicino alla squadra, perché il momento non è facile, ma proprio in questi momenti si vede un grande gruppo e una grande famiglia. Io spero che questa squadra torni a essere la grande famiglia che è stata per tantissimo tempo, quindi mi auguro che vi possa avere tutti al nostro fianco.